anche quest'anno non possiamo condividere questa cerimonia in presenza dei nostri concittadini. Il motivo è sempre lo stesso: l'emergenza sanitaria che dallo scorso anno ha segnato le nostre vite, limitando la libertà, modificando le abitudini, mietendo vittime, costringendo anche i momenti istituzionali, gli anniversari storici e civili, ad essere vissuti in modalità circoscritte con formule essenziali. Ora sembra che il peggio sia passato e, grazie al buon senso dei comportamenti e ai vaccini, sembra si possa parlare di ripartenza. Un nuovo inizio di un vivere comune che, almeno nei primi tempi e in certe circostanze, senz'altro non sarà più quello di prima. Alle porte un'estate da cui desideriamo quella serenità e quella leggerezza che ci sono mancati negli ultimi tempi. Anche il 1946, la nascita della Repubblica, segnò un nuovo inizio. Dopo il sangue, dopo la paura e il coraggio, dopo le traversie e i drammi, finalmente la collaborazione di tutte le forze politiche fece nascere la Costituzione, la Carta dei diritti, compresi quelli fondamentali e inviolabili che tutelano ancora oggi noi tutti, la nostra vita sociale. La Costituzione è rimasta un presidio di valori umani, sociali, culturali. Oggi, così come 75 anni fa, l'Unione ci porterà a vivere una nuova stagione. Invito ognuno a fare la sua parte, piccolo o grande che sia, e invito a considerare le istituzioni, il Comune, la città metropolitana, la Regione, lo Stato, l'Europa, le forze dell'ordine, come un punto di riferimento, un interlocutore, un alleato, e non come un'entità ostile. Almeno come punto di inizio, partiamo con la volontà di condividere, di collaborare, di fare sinergia con chi rappresenta le istituzioni. Chiudo facendo riferimento a un importante appuntamento che la nostra comunità affronterà ad agosto, il summit del G20 sul tema della parità di genere e delle pari opportunità. È stata scelta Santa Margherita Ligure per discutere le linee guida che i 20 stati più industrializzati del mondo dovranno adottare affinché l'uomo e la donna abbiano pari trattamento. Il maschile e il femminile, questa relazione così imprescindibile, eppure ancora oggi così critica, questa relazione che è fondamento della comunità umana. Confido che nello spirito della Repubblica, nello spirito della Carta Costituzionale, sapremo costruire strade senza inciampi, in cui possano camminare amicalmente le comunità internazionali, in cui possa procedere fiducioso il futuro del nostro pianeta. Strade di dignità, di uguaglianza, di giustizia. Ringrazio le forze dell'ordine e le associazioni che hanno partecipato a questa celebrazione. Viva Santa Margherita Ligure, viva l'Italia, viva la Repubblica. Libertà, pace, democrazia costituiscono i valori fondanti della nostra Repubblica e in questo momento più che mai effettivamente sono una luce che speriamo tutti ci guidi in fondo al tunnel di questa pandemia che stiamo vivendo. La celebrazione odierna assume sicuramente quest'anno più che ogni altro anno un valore particolare, divenendo espressione non solo di ideali quale pace e democrazia. In quest'anno, nel corso del quale stiamo ancora vivendo una pandemia che ha provocato milioni di vittime, la festa di oggi mette in luce quello che è il vero volto della Repubblica, fatto di cooperazione, coesione e collaborazione tra le varie istituzioni, quindi tra le varie forze armate e quindi l'arma dei carabinieri. In questo frangente voglio rifarmi a quelli che sono i valori del giuramento che ogni militare, ogni donna e uomo dell'arma pronuncia nel momento in cui presta il giuramento. Viene giurata fedeltà alla Repubblica, alle istituzioni e ogni militare si impegna ad adempiere ai propri doveri, ai doveri del proprio Stato.
soprattutto in quest'anno queste parole trovano la loro più elevata espressione in quello che è l'impegno quotidianamente profuso dalle donne e dagli uomini dell'arma, e quindi sicuramente al loro operato, a quello delle donne e degli uomini dei carabinieri, ma anche a quello di tutti i servizi essenziali e degli operatori sanitari che oggi questa festa può essere dedicata. E cosa sono per me questi valori della libertà, della democrazia, della Repubblica? Sono i valori per i quali poco più di vent'anni ho giocato la mia vita, ho giurato di difenderli in tutte le circostanze, e è stato il motivo per il quale ho lottato ogni giorno a tutela delle leggi, delle istituzioni, e attualmente continuo a lottare perché vengono mantenuti vivi i valori repubblicani. Col passare del tempo, da papà capisco ancora di più che è lottare per questi valori significa garantire il futuro dei miei figli e la continuazione dei valori universali dell'umanità. Per quello vi ringrazio e ringrazio l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure per questo vivo ricordo. Viva l'Italia, viva la Repubblica.